Gli diedi il bastone e mi incamminai. Prima lentamente e barcollando, ma poi mi raddrizzai e partì. Non riuscivo a crederci. Gli altri camminavano dietro di me in silenzio. Quando arrivammo a casa, i miei figli e mio marito gioirono, ma io restai in silenzio. La notte mi inginocchiai davanti a un'icona e piansi. Ringraziavo Dio per questo miracolo inaspettato. Nel 1969, all'età di 17 anni, mi accadde una disgrazia. Lavoravo in una piantagione di cotone e mi intossicai con dei prodotti chimici che venivano gettati dagli aerei sui campi. L'intossicazione era molto forte. Ebbi per molto tempo una febbre molto alta, tossivo e il mio stato peggiorava sempre di più. I medici diagnosticarono una bronchite, che poi diventò un'asma allergica. Il mio stato di salute peggiorò così tanto che nel 1974 mi venne riconosciuto il grado di invalidità 2. Fui sottoposta a cure negli ospedali delle città di Samarcanda, Tashkent, Batumi e Mosca. Mi fecero un intervento, ma non servì a nulla. Il mio stato continuò a peggiorare e mi diedero il primo grado di invalidità. Dato che prendevo 15 pillole di cortisone al giorno, subentrò una osteomalacia dell'anca e del ginocchio. I piedi si incurvarono verso l'interno, una gamba si accorciò di circa 2-3 centimetri rispetto all'altra. Non riuscivo più a camminare normalmente. Dal 1988 usavo sempre il bastone e non riuscivo più a camminare da sola. Dovevo sempre farmi accompagnare da qualcuno. Nel 1990 mi fu riconosciuta dai medici l'invalidità permanente e mi dissero: «Noi non possiamo aiutarla. Cerchi di vivere come può. La sua malattia non si può guarire. Non stia troppo a letto, altrimenti diventerà come paralizzata». E siccome i medici si erano arresi, non mi restava nient'altro che attendere la morte. E proprio in questo periodo sentii parlare di Bruno Gröning e del suo insegnamento. Feci l'introduzione all'insegnamento di Bruno Gröning a maggio del 1998 e a dicembre vissi un grande miracolo. Per 10 anni avevo camminato col bastone. A dicembre una mia amica si era presa una polmonite. La mia famiglia aveva deciso di farle una visita e di raccontarle di Bruno Gröning perché guarisse. Quando tornammo a casa, era già buio. Ad un tratto, non so neanche perché, dissi: «Perché non andiamo a piedi?» Erano 8 chilometri. Mio figlio disse: «Va bene, ma dammi il tuo bastone». Gli diedi il bastone e mi incamminai. Prima lentamente e barcollando, ma poi mi raddrizzai e partì. Non riuscivo a crederci. Gli altri camminavano dietro di me in silenzio. Quando arrivammo a casa, i miei figli e mio marito gioirono, ma io restai in silenzio. La notte mi inginocchiai davanti a un'icona e piansi. Ringraziavo Dio per questo miracolo inaspettato. Accanto ai guariti a Geseke per l'anniversario della nascita, sono venuti anche molti medici. Essi esaminano, documentano e commentano le guarigioni raccontate. Was diese Frau erlebt hat, ist ein Wunder. Ciò che ha vissuto questa donna è un miracolo. Può respirare di nuovo normalmente. L'asma decennale è sparita così. Riesce di nuovo a camminare dritta, senza zoppicare. Non è possibile che un'osteoporosi così grave possa regredire da sola e nemmeno l'asma decennale.